Buongiorno, benvenuti in un nuovissimo weekend vlog. Noi siamo appena svegli e stiamo sistemando il tavolo per la colazione. Adesso si mangia. E una spremuta d'arance, succo alla pera. Metti tutto a tavola, mamma, vai, centrale. Brava. E marmellata, ultimamente andiamo per marmellata di fragola, di ciliegie. E vediamo un altro, cos'altro potrei mettere. Non lo so, comunque si comincia questo weekend che spero sia caldo. Il tempo non mi sembra il massimo, però un pochino di solicino c'è. A più tardi. Ho messo tutto? Buongiorno. Noi siamo usciti, ora stiamo andando allo stadio perché Gabriele vuole vedere, non si riesce ad andare a vedere la partita praticamente, però non so se trova ancora i biglietti e quindi stiamo vedendo se li trova più che altro. Dice che sono già tutti finiti, cioè se lo diceva a me ieri pomeriggio glieli prendevo io, ma doveva prenderglieli il fratello che naturalmente non ci è riuscito. Bene, quindi, ma è ancora aperta la zona? Anzi, quello sta domani la partita, non sta oggi. E che vi volevo dire più? E poi andremo, non lo so se andiamo verso i Gigli o a Firenze, non lo so ancora, ci sono un pochino, qualcosina da fare, ma voglio veramente relax, cioè relax più totale. Volevo lavare la macchina stamattina, cioè dovevamo portarla al lavaggio, ma alla fine non ci si è portata perché chiudono a mezzogiorno e quindi praticamente devi prenotare un macello. Ci si andrà sabato prossimo. Andiamo dall'altro lato, mo. Qua? Va bene. Ma perché devi salire qua sopra, scusa? Anche su quelle, Basta, forza, scendi. Noi abbiamo fatto un po' di shopping, ecco Gabri con i miei sacchetti. Poi un altro ce l'ho io qui. Meglio, io andai. le scendo tutte. Dai, salta. Questo è figo. Un po' chiazzo, si tira la panza. Sì, ma ti tiri la panza e poi glielo dico che tanti da fare. Oggi mi ha fatto fare shopping e ha fatto il bravo. Non ha fatto storia neanche una volta. Bravissimo. Ci vorremmo per video haul, per lo shopping di oggi. Cose per la casa e vestitini primaverili. Vediamo se fa delle brave. Fatemelo sapere nei commenti. Amo, è vero. Vai, partiamo. Buon pomeriggio, noi siamo nel traffico. Stiamo andando verso Firenze. Andiamo a Luci. Non so se vedremo la Bella e la Bestia in realtà, perché si è fatto un po' tardino. Però insomma, facciamo un giro. Ci sono delle giostrine. E a me non aveva piacere di andarci. In realtà, non è che avevamo tutta questa voglia di uscire. Infatti, siamo stati praticamente fino adesso rinchiusi in casa. Adesso sono lì. Che ore sono, mo? Senti, esci ed è nuvoloso. Ah, c'avete anche il meteorologo. Le zone di Firenze è veramente nuvoloso. Sì, c'è un tempo di merda praticamente, vedete? Non si dicono queste parole. Oh, scusate, c'è un tempo di cacca. Posso dire cacca? Si fa così. Cioè,
c'è un tempo di P. Ma è bellissima, fatta cucca Luca Garbo. No, è bellina. Diciamo che andiamo un po' a caso. Sì, però il colore devi seguire, blu, rosso, vai. Gabriele sta facendo finta di giocare perché in realtà lui la partita non ce l'ha. Amor me gusta lo mejor, me gusta sempre tu. Amor me gusta lo mejor. Ecco, guida spericolata in due. Stiamo prendendo tutti gli alberi, tutti i guardrail, tutti i muri in San Francisco, baby. Oh. Segui la linea bianca, amore. Gabriele ha messo il turbo, now he's in Chicago, baby. Piano piano, mammina. Mini bullying, aspetta che arrivano i birilli, aspetta. Pronti, partenza, aspetta, via. Lancia. No, non andare dietro la pallina. Questa è andata un po' lenta. È stata bravissima. Vai, brava. Aspetta, deve diventare verde, amore. Aspetta, uno, aspetta, aspetta, via, forte! Oh, brava, quasi strike! Che brava! Appena usciti dalla sala giochi, praticamente Megan ha vinto questo. Come si chiama? Maui di Guyana. Beh, abbiamo, in realtà, abbiamo preso con quei cosi che devi agganciare e l'avevamo agganciato al secondo colpo. Praticamente si è messo in bilico per cadere nel cestino e non cascava. Ho dovuto spendere altri 3 euro per farlo cascare. Però visto che è originale, amore, siamo arrivati, ne è valsa la pena perché mi è venuto meno di quanto mi venisse al Disney Store. Quindi sono contenta. Poi ho fatto un po' di shopping per me. Apro, amo, mi apri il cofano. Ho fatto un po' di shopping da Mondo Risparmio. Alza. Un po' di shopping da Mondo Risparmio. Vi farò vedere presto. Aspettate. Gabri, mi aiuti? Vi farò vedere prestissimo cosa ho preso. Un sacco di cose carine carine. E ci sono stata un po' perché visto che Maya stava dormendo, insomma, aspettate, salgo in macchina. E niente, che stavo dicendo? Qui c'è, siamo venuti per la prima volta a questo posto qui che è Gabri, che è qua a Firenze? E questo è Firenze, subito Firenze. L'uscita, diciamo, di Firenze prima di prendere poi Ponte all'Indiano, praticamente. Aspetta, siamo... Di là, l'uscita a sinistra. Sì. E qui c'è Luci. Il quartiere, aspetta, cosa, isolotto, diciamo. Isolotto, sì. Mm. C'è Luci Cinema, c'è Mondo Risparmio, Salute, c'è questa sala giochi che si chiama Joy Village, mi sembra. E poi c'è anche un mobile market, che non so, vende mobili, mi sa. Mondo Risparmio è fatto molto bene, molto più carino secondo me di quello che c'è vicino all'IKEA, che non mi era piaciuto molto. E poi c'è Mr. Wok che fa il sushi, non ci sono mai stata. Ah, e poi c'è l'Old Wild West, ora stavo vedendo. E poi amore, Shopping Center Freeland, ah, forse si chiama lui così. Sì, Mega vi vuole far vedere Maui, se avete visto Guyana, che sarebbe il... Oceania, scusate, Guyana è la protagonista. Lui è Maui, che è divertentissimo, e lo volevamo perché poi quando arriva sul bordo praticamente, cioè chi arrivava dopo di noi praticamente lo avrebbe vinto, e non è giusto perché ci avevamo speso tanti soldi, quindi non avrei lasciato quel posto fino a quando non fossi riuscita a prenderla, diciamo. Ora si va a casa, sono le 8:38, non lo so, e si fa la pizza stasera, la facciamo noi e poi ci rilassiamo un po'. Per fortuna domani è domenica, poi lunedì io devo partire, ma torno subito però. E quindi senti, niente, morbidi. È morbidissimo, c'ha dei capelli ricci, guarda che bei riccioli che ha. Poi è pieno di tatuaggi. Ma lui è un dio, Lui è il dio Maui, che però era il dio, non era proprio un dio, l'avevano mezzo fatto dio. Il mezzo dio, infatti dice, guardate l'oceano, è bellino anche per gli adulti secondo me, l'ultimo film della Disney. Che poi in realtà negli Stati Uniti, avevo visto la gigantografia della pubblicità, si chiama Moana. Naturalmente in Italia l'hanno chiamato Oceania, per ovvi motivi che voi adulti potete comprendere. E la ragazzina quindi si chiama Vaiana. Troppi pregiudizi. Che pregiudizi, Gabri? Se in Italia un nome famoso per altro, mamma,
Non puoi metterlo per un pregiudizio per bambini. Non è un pregiudizio. Non è mica un pregiudizio, scusami Gabri. È un pregiudizio. Comunque, come se tu dici Maradona, e Maradona è Maradona, cioè non è che poi non ci sono altre. Guarda, qua è Baiana. Baiana, brava. Ah, una cosa molto carina che ha questo. Posto. Una cosa molto carina è il mini bowling. Praticamente c'è il bowling fatto molto bene, gigante, poi c'è la 3 milioni di. Come si chiama Mocia? Quelle per giocare di biliardi. Biliardi si chiamano, sì. Tavoli da biliardo, tavoli, insomma. E poi c'è il mini bowling, cioè voi con un euro fate giocare il bambino o la bambina con le palline piccoline e poi vince i ticket, insomma, per ritirare poi gli eventuali premi. Gabriele, dove stai andando? Ha ritrovato la strada di casa? Ok. Bene, bene, niente, ci è piaciuto, piace alle mamme, piace ai bambini, c'è il mondo risparmio, ci sono i giochi. Sarebbe stato bello andare anche al cinema, ma oggi non era il caso, non eravamo nel mood giusto, vediamo se ci andiamo domani e ci vediamo a casa. Super pronta, mise en place by Megan, guardate che carino, ho deciso di mettere le tovagliette stasera e un'altra è quasi in forno, buon appetito! Buongiorno, domenica mattina, ospiti in attesa oggi ragazze, quindi mi sono messa subito all'opera, nonostante dovessi dedicarmi ad altro visto che domani sono in partenza. Comunque sto preparando un pranzettino perché viene mio cognato a vedere la partita del Napoli. E quindi nulla, oggi è la festa del papà o del babà, come dico io, con Gabriele, per prenderlo in giro. Vi faccio vedere cosa sto preparando. Allora, per primo si farà il ragù che ho preparato l'altra sera, che vedete nel weekly che vi lascio sotto nell'info box. Mentre per secondo faccio queste salsicce di pollo e tacchino che ho assaggiato al ristorante a pranzo l'altro giorno, mi sono piaciute tanto, quindi le ho volute comprare anch'io, ora sono in cottura. E poi come contorno i piselli, ora sto soffriggendo cipolla e aglio e poi unirò tutti gli altri ingredienti, insomma, con i pisellini. E c'è un profumino veramente veramente buono, devo dire. Qui c'è un macello di cipolla e aglio, ma voi non ci pensate, e vi faccio vedere dopo, insomma, come procede. Eccoci, non vi ho più ripreso niente perché ho fatto tutto a super velocità, comunque il pranzo è venuto molto molto bene. Ora sono andata al parrucchiere a farmi sistemare i capelli che sono sporchi e mi sono scordato lo shampoo, quindi risaliamo. Aspettate perché voglio portare il mio. Eccoci, risaliamo. Voglio portare il mio, quello della Lavera, perché non mi va... non mi va usino shampoo loro. In realtà volevo portarmi anche la maschera, ma mi sembra un po' esagerato. Vediamo, non voglio usino roba loro comunque. Buonasera, capello fatto, aspettate che ve lo faccio vedere. Eccolo, ora sto preparando la valigia, non vi ho più ripreso, poi alla coppa praticamente mi sono fatta i capelli, che li ho fatti alla coppa,
E poi ho fatto, ho comprato due cose che ci mancavano, Gabriele che spalanca le porte. Ok, ho comprato due cose che ci mancavano, ora mi preparo la borsa, eccola qui la mia valigia, magari poi ve la faccio vedere meglio. E niente, stavo cercando di capire cosa metterci dentro, perché comunque sarò fuori una sola notte, ma due giorni. E poi sto riempiendo la vasca per Megan. Ah, siamo anche andati a fare un giretto in centro perché dovevo riprendere uno shampoo che uso per Megan, che è un fito, non mi ricordo quale, però la farmacia era chiusa. Ma il fito lo vendono solo in farmacia? Illuminatemi se voi lo sapete. Ah, vi faccio salutare da una persona. Aspettate, saluta, vieni, vieni Stella. Ciao, c'hai i capelli un po' come la pazza. Lei è Stella, l'amica di Megan, l'amica americana di Megan, perché lei è un American Girl, proprio della la marca è American Girl, e mamma gliel'ha portata da Chicago. Amore, sta finendo di riempire la vasca. E niente, andrei sopra a preparare la valigia. Il tempo scorre veloce, sono le... Che ore sono? Le 7:20. Gabri, mi servono i leggings neri che non trovo. Buonasera, io sono di editing. Poi vado a dormire perché è stata una mega giornatona. Domani c'è da partire. Quindi niente, stiamo guardando la puntata registrata di Italia's Got Talent. La valigia l'ho fatta, in realtà non l'ho finita, la finirò domani mattina. La finirò domani mattina e adesso andrei dritta dritta a Nanna. Spero di avervi tenuto compagnia. Se il video vi è piaciuto lasciatemi tanti pollicini in su per continuare a fare videoblog e iscrivetevi al canale. E tanti baci, ciao!